E bentornati ad un nuovo appuntamento di Studium Virtuale. Datemi conferma se ci sentite, immagino di sì, spero iniziate ad arrivare numerosi come sempre. Infatti ne approfitto per insomma ringraziarvi del supporto che ci avete dato e ci state dando. So che molti di voi attendono questo appuntamento non come il Natale, ma insomma come qualcosa di prezioso che può aiutare a sopportare un pomeriggio in quarantena, trattando anche di argomenti interessanti. Sono contento, mi sentite tutto bene. Parterre di ospiti sempre interessante, sempre più interessante. Quest'oggi si unisce a noi e insomma la ringraziamo molto perché sarà sicuramente un appuntamento molto interessante, la professoressa Piccinni, che ci racconta un po' di 300. Mi ha appena mandato una richiesta di partecipazione, per cui con grande piacere accettiamo questa sua domanda e insomma tra pochi minuti, tra pochi secondi speriamo dovrebbe comparire sui nostri schermi e riproviamo, arriverà, eccoci qua. Dunque, il tema di oggi, lo anticipo, poi ce lo spiegherà meglio lei, è pandemia trecentesca, crisi, trasformazione e sviluppo, una serie insomma di temi molto interessanti che non possono che connettersi alla situazione che viviamo anche oggi. Quante volte sentite dire ai telegiornali, leggete, si sente per radio, che questa, insomma, questa pandemia che stiamo vivendo quest'oggi potrà far diventare il nostro mondo come lo conosciamo un mondo differente. Ecco, proprio con la professoressa Piccinni vogliamo insomma vedere, spiegare come e se il mondo del 300 ha effettivamente mutato, ha cambiato, ha fatto diventare diverso il panorama culturale, il panorama produttivo attorno a loro. La professoressa Piccinni sta arrivando. Nel frattempo vi ricordo una serie di cose. Innanzitutto che i nostri appuntamenti con Virtual Studium non finiscono oggi, ma dureranno per tutta una serie di altri appuntamenti, e ve lo anticipo già, passeremo aprile insieme. Probabilmente non Pasqua e Pasquetta, quella mi raccomando, passatela a casa. Vi segnalo l'appuntamento di domani, si parlerà con la professoressa Puliga di sentimenti e emozioni dei classici al tempo del coronavirus. Intanto siamo sempre in attesa della professoressa Piccinni, che per qualche motivo non riesce a collegarsi, ma insomma siamo fiduciosi che dalla regia arriveranno segnali positivi anche insomma per quanto la riguarda. Anna Signorini ci ha inviato una partecipazione, una richiesta di partecipazione. Anna, o sei la professoressa sotto mentite spoglie o non è il tuo momento. Arriveremo anche a voi, verremo a trovarvi a casa, tranquilli. Intanto reinvito la professoressa Piccinni a partecipare e siamo in attesa. E appunto dicevo, diventerà insomma un appuntamento che continueremo a tenere tutti insieme a partire da quello di domani, ma non solo, ce ne saranno tanti altri. Vi segnalo la pagina di Usina Campus, che di volta in volta ogni giorno segnala, ripropone, ricondivide i suggerimenti bibliografici che l'ospite del giorno ha voluto darci. Dunque, insomma, se ve li siete persi perché insomma sono detti troppo velocemente o perché non si riesce a sentire subito al primo colpo, li potete ritrovare, sono anche salvati in una speciale insomma parte delle storie che sono salvate proprio nella pagina di Usina Campus. Ho reinvitato di nuovo la professoressa Piccinni, che dovrebbe arrivare prima o poi, insomma tendiamo fiduciosi. Altra cosa che vi voglio ricordare invece è che appunto, come vi dicevo, questi appuntamenti sono fatti proprio per la partecipazione popolare. Ora infatti mi spiace essere un po' ipocrita e aver appena rifiutato la richiesta di partecipazione dell'altra fanciulla, ci sarà anche il momento per questo. Oggi però insomma avevamo già un ospite, per cui volete comunque partecipare, la possibilità c'è.
tramite, lo vedete in basso, ce l'avete sicuramente, tramite appunto la possibilità di mandare un commento, alla diretta e, fare delle domande alle quali di volta in volta i nostri ospiti potranno rispondere. Io invio una nuova richiesta di partecipazione alla professoressa Piccinni che, dovrà arrivare, che comunque insomma, continua a non essere, dei nostri, per cui chiedo anche lumi dalla regia se insomma, come stiamo procedendo, se forse è il caso di avvisarla. Ecco qua, forse è arrivata, trasmettiamo in diretta con lei, vediamo se compare la professoressa. Non compare ancora la professoressa, ma siamo certi che arriverà prima o poi. Dunque, no, no. Oh, vedo qualcuno profilarsi all'orizzonte. Continuo a non vedere ancora nessuno, ma ci siamo quasi, immagino. Le linee, come sapete bene, sono piuttosto intasate in questo periodo e insomma non è semplice riuscire ad arrivare ad avere una connessione ottimale, ma insomma siamo in comunicazione anche nei telegiornali che potete vedere insomma tutti i giorni le problematiche di rete sono tante. Molto spesso si ha l'impressione che Bin Laden mandasse dalle sue grotte afghane dei video di qualità maggiore. La professoressa Piccini continua a rifiutare la nostra richiesta. Sento una voce. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Lei è lì da tempo? Ma noi non la vediamo. Amici del pubblico, diteci per cortesia se voi vedete la professoressa Piccinni, se no io vado avanti anche con uno schermo nero. Per ora nulla. Amici dal pubblico, invece di ridere, diteci se vedete la professoressa Piccinni per cortesia, perché io non la vedo. No, Pam Pam 95 ci dice che non la vede. E, aspetti, facciamo questa prova qui. Provo temporaneamente a mandarla via. Poi vediamo richiamandola se può. Invito qualcuno che magari potrebbe essere connesso con il profilo Siena Campus a sconnettersi dal profilo Siena Campus per cortesia. Così in modo da liberare la rete, grazie. Uscite, fate il logout, chiudete l'app, bruciate il telefono. Usiana Campus, aggiungi, vediamo, dovrebbe arrivare. Se no vi racconto dettagli della mia infanzia bellese. Eccola! Buon pomeriggio! Finalmente, Come sta? finalmente. Io bene, erano 10 minuti che tentavo di mettermi in contatto, ma vedevo lei, ma non Ah. riuscivo. E ascoltava la mia voce, sfortunata, mi dispiace. Mi dispiace sia stata sottoposta per 10 minuti a questa tortura. Minuti, ma insomma, in qualche modo ce la faremo. Bene, bene. Dunque, anticipavo il titolo, la invito a parlare a voce alta perché io la sento poco, però spero che insomma, dal pubblico la sentano meglio. Dunque, titolo del suo intervento è Pandemia trecentesca, crisi, trasformazione, sviluppo, giusto? Quindi vedere un po' la pandemia del 300, questa famosa peste, non come la tremenda crisi del 300 che tutti noi non dobbiamo dire agli esami di storia medievale, ma come motore di un cambiamento, giusto? Sì, ma no, voi lo dovete dire, crisi del Lo possiamo 300. dire? E certo, il problema è che cosa si intende con la parola crisi, no? Questo è Quindi molto vero. è un concetto mutuato, fra l'altro, che viene mutuato anche dalla medicina, è il momento in cui un corpo passa da uno stato all'altro e può guarire, no? Attraversa un momento di trasformazione. Crisi, questo significa. Non significa decadenza, questo è. Non significa necessariamente decadenza la parola crisi. Questo sì, in questo senso non lo dovete usare agli esami. Sulla crisi del 300 c'è una disputa che dura da decine di anni, quindi non Ho è un capito. problema. No, il fatto è che questa, io pensavo, mentre pensavo, insomma, mi preparavo un po' mentalmente a questa conversazione, che questa vicenda di questi giorni, io sono stata chiamata più volte in causa per parlare della peste, eccetera, eccetera, il boccaccio, e la vicenda di questi giorni sta improvvisamente tirando fuori un grande bisogno di storia. È una cosa che mi ha colpito tanto questo.
e parlano di Mitridate, la peste del 300, la peste del Manzoni e il crollo di Wall Street. Tutti questi danni sono stati ripercorsi come se di fronte ad una crisi sanitaria e umana, anche poi economica, come quella che stiamo vivendo, poi la storia avesse un altro compito, conservasse un compito, che è un pochino quello di assumere dati, rimettere insieme elementi di conoscenza per contribuire a far chiarezza. E io in questo senso, in questi giorni, sto riflettendo tanto e sono anche un po' turbata, perché io, come tutti gli storici, ho sempre detto, la storia non si ripete, la storia insegna, ma insegna in un altro senso, no? Insegna meccanismi, insegna dove va cercato il cambiamento, non si ripete mai. Invece di fronte a queste cose sta venendo fuori, io più leggo, più rileggo la storia, è una cosa mi sta turbando molto in quello che ho sempre pensato, insomma, diciamo, ma un po' per pensare. E poi voglio raccontare un'altra cosa, il giorno esattamente 29 di gennaio, Un mesetto fa, insomma, oggi è il 28. esattamente. No, ma proprio il 29 di gennaio, quindi diciamo a 2 o 3 giorni dalla chiusura di tutta questa po' di vicenda che ci travolge, io inauguravo un convegno a cui si è tenuto qui a Siena che si intitolava Alle origini del welfare, e noi parlavamo del welfare medievale. E io facendo questa inaugurazione, aprendo questa giornata, ho detto, sono rimasti solo gli storici a parlare del welfare. Questa cosa mi ha rimbombando nella testa queste parole che io ho detto, l'ho scritte da qualche parte, ce l'ho già pronte e dovrò chiaramente. Pubblicarle. Dopo 10 giorni eravamo tutti a parlare di Il welfare. welfare. Beh, insomma, È impressionante, veramente non è una impressionante. trasformazione questa? Che cos'è una trasformazione, in effetti? Io proprio ho scritto, solo gli storici se ne stanno occupando, perché sembra una partita, sembrava una partita, come posso dire, relegata nel passato di questa società assistita che poi aveva prodotto una società scroccona alla fine, no? E quindi provare. E improvvisamente ci si rende conto di quanto abbiamo bisogno di welfare Certo. statale, non solo, e non solo statale. Quindi queste cose molto. E poi un altro pensiero forte che mi sta venendo, riprendendo in mano queste mie cose medievali, è che veramente le epidemie colgono sempre i preparati. È come se su questo veramente il mondo non imparasse mai. Non imparasse mai. È molto vero. Senta, parlando insomma del 300, quindi che è l'ambito di quello che ci stavamo dicendo noi, e parlando di welfare, quindi insomma di tutti quei provvedimenti che possono insomma aiutare il cittadino a vivere in sicurezza, a vivere una vita così dolce e riposata, noi abbiamo qui a Siena degli esempi clamorosi, quindi fissandoci diciamo il 1348 come data e tornando un filo indietro. Interventi di welfare, perlomeno a livello programmatico, abbiamo insomma esempi di un certo tipo? Poi prometto ci spingiamo più avanti. Io in questo momento sto pensando al buon governo, ma il buon governo è un'altra cosa, cioè lì è la trasposizione in immagini e anche in versi, in testo immagini, una specie di ipertesto, diciamo, che ci racconta un progetto politico. E nel progetto politico del buon governo però il welfare non c'è, tant'è Non vero che c'è. non è un ospedale, no, però c'è sulla testa del buon governo vola Caritas. Caritas, quindi carità come virtù civile però, non virtù religiosa, insomma una virtù civile. E questa Caritas civile è un po' la sua stessa, appunto, in tutta questa grande partita. E le città medievali pensavano, elaboravano, stavano elaborando soprattutto sul piano ospedaliero di queste grandi strutture, appunto, che sono gli ospedali, che sono il grande colpo di genio del basso medioevo, insomma del 2-300, dell'Italia in maniera fortissima, invenzione di questa. Chi è ora? Che scusate, c'è sempre qualcuno che si disturba su momenti inapportabili. Potrebbe Scusate, essere interessante avere un terzo parere, devo dire, una terza voce. era la professoressa Ivana Ait da Roma, quindi poteva Ah, essere beh, allora potrebbe essere veramente un bel momento. un La bel momento. invitiamo a studium, tanto durerà fino a Natale prossimo. Certo. Quindi, E
quindi ecco, dicevo questo fatto, sicuramente c'è un'elaborazione molto, molto, molto forte, no, di strumenti per l'assistenza in senso lato. L'assistenza vuol dire organizzare l'annona in modo che ci sia sempre grano il più possibile per combattere la fame, le carestie, vuol dire questi ospedali che poi fanno un'assistenza a tutto tondo, no? Cioè, non è come, non è l'ospedale sanitario, è l'ospedale che assiste la vedova, il bambino abbandonato, la persona affamata, quella che vuole il pane, quindi questa grande intenzione di un sostegno, perché si accorgono molto presto, direi subito, appena la vita urbana si organizza bene, che nessuna società sopravvive alle sue crisi senza qualche forma di protezione sociale. Certo, che insomma è valido anche oggi, oserei dire. Esattamente, esattamente, è una cosa molto forte. E poi non so, mi dica un po' lei, a me un'altra cosa che ho colpito tanto, appunto, sono, io so che voi avete già visto insieme a Natascia Tonelli il Boccaccio e Decamerone, Sì. ma in questo senso mi avete privato della possibilità di guardare una cosa che è meravigliosa per riflettere sulla storia, ma io infatti lo farò lo stesso perché naturalmente l'approccio è sempre diverso. E la cosa che mi ha colpito in termini di somiglianza è le grandi, come posso dire, affinità su certi processi che Boccaccio racconta. Vale a dire? Vale a dire, intanto va bene, lui ci racconta, l'arrivo, scusate, stavo leggendo intanto un messaggio che era arrivato ora. Anche io, però non so come cambiare disposizione e mettere la professoressa qui qua dove ora sono io. Chiedo Scusate, scusa. forse caro amico. Dicevo questo, intanto lui per esempio è molto attento, no? Boccaccio è un uomo intelligente, quindi racconta, un grande osservatore. Comincia e racconta, intanto la peste viene da Oriente, punto 1. Poi noi sappiamo che è arrivata in un processo lento e che invece oggi la globalizzazione ci fa fare questa cosa rapidissima, ma la loro globalizzazione aveva portato la peste attraverso che cosa? I circuiti commerciali, la gente che si spostava, i genovesi, che avevano le maledette galee dei genovesi, no? Scrivono i cronisti e raccontano che erano a caffa e si portano la peste a bordo. A quel punto ci mette 3 anni la peste a attraversare l'Europa, 3 anni. Quindi, mi sono fatta un po' di conti, porta via, dunque mi pare, 1 milione, non so dati, sì, altro 1 milione. Mi ero scritta dei dati, in questo momento come al solito non li trovo qui. Sì, dunque la popolazione era circa tra i 70 e 80 milioni in Europa prima, con la peste scompaiono circa un terzo delle persone, quindi tra 23 e 25 milioni di persone scompaiono. Sono dati inquietanti. E la popolazione progressivamente, beh, veramente la grande pandemia, no? Attraversa tutta Certo. Europa, e a quel punto. Progressivamente la prima peste è molto grave, ma poi dopo c'è il ritorno delle pestilenze, che rimane allo stato endemico, questa malattia quindi si riproduce, fino a scendere a 30 milioni di abitanti. E dura fino al 1700, fino al XVIII secolo, questo processo. Processo di lunga gittata, insomma. Quindi i numeri cambiano le cose, capito? I Certo. numeri cambiano le cose. E lui ci racconta che viene da Oriente, poi ci racconta le prime misure che prendono. Puliscono le strade, immondizie purgate, vietato entrarvi dentro a ciascuno in fuori fermo, quindi le forme di quarantena di giorni notturni. Lockdown trecentesco. Il principio della primavera come data di avvio, anche questo è interessante. Il passaggio di specie descrive. Che anche qui abbiamo visto, ne parlavamo con il rettore la settimana scorsa, tra le altre cose, del passaggio di specie del. Una cosa importante, e in questo caso lui lo racconta al contrario, cioè dice che ci sono dei maiali in città che prendono la peste dagli uomini e Certo, muoiono. al contrario. Esattamente. E poi parla, dice, per lo comunicare insieme si avventa l'esame, la malattia. Lo comunicare insieme, la mascherina, no? Certo, sì, è quello che ci sentiamo dire ogni giorno, Ma sostanzialmente. per i medici del 300 c'erano dentro poi delle pozioni, no, che tendevano a filtrare la possibilità. Quindi abbiamo una coscienza di alcune cose, però dice che tutto sommato non, appunto, non ce la facevano, e poi racconta tutte le paure e immaginazioni. E noi questi
Io ho pensato a quante paure e quante immaginazioni, non solo paure, ci stanno a questo momento Vero. travolgendo la paura e l'immaginazione, perché si mette in moto tutta una serie di fantasie. E poi Boccaccio ci racconta i cambiamenti. I cambiamenti sono una cosa fortissima. Ecco, quali sono questi cambiamenti? Tornando al titolo, trasformazione e sviluppo, il cambiamento, cosa cambia? Lui, che cosa racconta lui subito? Sono le trasformazioni nei rapporti sociali e nei rapporti umani. Per fronte alla paura, le persone non si rispettano più l'una all'altra, si abbandonano l'una con l'altra, si è malate. Quindi i malati muoiono soli. Ecco, Terribile. terribile, vero? Ci echeggiano molte cose. I malati che muoiono soli. Un fratello abbandonava lo zio nipote, la sorella il fratello, e spesse volte la donna e il marito, e cosa ancora più grave, i padri e le madri e i figlioli. Di questa, questo, poi posso dire. Poi parla dei rapporti sociali che si complicano, perché si complicano, si allentano, perché le persone non vanno più a curare gli altri e quindi comincia l'avarizia dei serventi. Vanno solamente i cattivi servitori ad aiutare. E poi dice il cambiamento delle donne che si abituano a farsi curare dagli uomini. E quindi questo diventa poi i costumi, crea un cambiamento, lui identifica i cambiamenti. Poi dice ci sono funerali senza la pietà delle persone che vanno a morire sole, vengono buttate sole. Com'è vicino a quello che ci succede ogni giorno? Impressionante, impressionante, mi fa veramente effetto. È come se di fronte a queste bombe biologiche poi fossimo sempre davvero uguali come. Poi ci sono le trasformazioni di lungo periodo, poi parla delle fosse comuni, tutto quel che. Del problema dello smaltimento dei cadaveri e così via, e poi delle trasformazioni che saranno più di lungo periodo. Lui comincia a dire, ad esempio, che comincia a esserci la miseria non solo dei minuti, ma anche della mezzana gente, quindi dice lui anche il ceto medio. Ne è gravemente colpito dal Non è rebound meglio, economico. si è colpito. E poi niente, poi dopo gli storici cominciano a ragionare, no? E cosa Ragionare. dicono gli storici di questo? Gli storici hanno detto cose fortemente contraddittorie, perché c'è stata negli anni 70 si cominciò a parlare della peste, della crisi del 300, e c'erano delle divaricazioni, perché un po' nell'Europa del Nord era più forte la storiografia papestista, o anche, diciamo, cioè, che vedeva tutte le cause della peste, oppure vedeva questa crisi fortemente presente. C'è l'Università italiana che vedeva un altro mondo e quindi cominciavano a discutere, ma cosa succede alla lunga, no? Allora, i cambiamenti, appunto, ne abbiamo visti tanti. Le città che si spopolano naturalmente e quindi si contraggono. Allora, io recentemente ho messo insieme delle cose perché volevo scrivere un articolo, ho scritto anche un libro. In Italia io ho solo tre monografie che si occupano degli effetti della crisi del 300 Tre. Una di Elisabetta Pantier, scritta negli anni 70 su Orvieto, un bellissimo libro, questo Orvieto davanti alla peste, bellissimo. Dopodiché il nulla. L'altro libro è questo scritto da Piccinni su Siena, Sì. uscito l'anno scorso, vorrei aver portato male, ma insomma questo è stato. E immediatamente dopo, questo è un nostro allievo bravissimo, Una città con la peste. è Orvieto, scusi, che è Arezzo. Ah, Sono delle Arezzo. fotografie che si pongono il problema di che cosa è successo, perché quando tu vedi scomparire questa mole di popolazione, che è mole di consumatori anche, no? Poi Certo. dire i cambiamenti nei salari, vuol dire per esempio le campagne, si è sempre detto, molti avevano detto che c'era stata questa grande trasformazione con il crollo dei consumi, dei prezzi dei cereali. E Sì. quindi le campagne andavano male, ma in realtà lì davvero la resilienza viene fuori, no? Si comincia a organizzare. Le terre migliori non vengono abbandonate, vengono abbandonate le peggiori, quindi le terre migliori rendono di più. Quindi c'è anche un innalzamento della quantità di prodotto in questo senso. Della produttività di una terra. I Ok. cereali, capito, hanno la produttività più forte laddove sono coltivati. Perché le braccia e i denari vengono, come dire, concentrati lì. E
È come se ci fosse una due contromisure al calo del prezzo del grano che abbiamo preso dalla produttività. All'inizio del 400 inventano questa grande cosa che è un rivoluzionario del prato irriguo. Loro cominciano a irrigare i prati e quindi alimentano un altro modo gli animali, si rimette in moto tutta un'altra economia. E poi ci sono i soldi. Cioè le persone muoiono, ma i soldi no, le ricchezze, le case. Quelle sopravvivono alla peste. E si concentrano, Certo. nel numero minore di eredi. Quindi i Quindi sopravvissuti godono, insomma, di questo sì, surplus cioè, la di società è profondamente rivoluzionata da questa. E questo mi fa pensare molto, perché io non sono mai, non ho mai pensato che tutto dipendesse dalla peste nel 1348, ma vivendo questa esperienza. Sto valutando di più, cioè almeno ci voglio riflettere, ecco, ancora su Non questo. pampestisti, però insomma. Insomma, un pochettino, capito? E poi c'è stato tutto il conflitto sociale che riemerge in maniera forte dopo la peste. Il conflitto sociale poi vuol dire anche ridiscussione di condizioni di lavoro. Certo. Quindi è una condizione che non vuol dire quale direzione prendono, perché i salari aumentano, immediatamente i sovrani, le città, eccetera, bloccano i salari, quindi c'è un tentativo di tenere sotto controllo questi effetti. Però c'è un cambiamento che sicuramente è molto forte. Quindi alla fine poi gli anticorpi vengono fuori dalla società. Certamente alla fine, in quel caso, ha voluto dire 50 anni dopo, non è che vuol dire la mattina dopo, progressivamente. Perché appunto la biobomba biologica uccideva le persone, ma salvava le beni, le ricchezze, quindi quelli rimanevano, questa transizione lenta verso un mondo che poi viene fuori diverso. Quindi, Io, prego, prego, dica. No, mi veniva in mente anche un'altra, un'ultima cosa, perché forse vi ho già rubato molto tempo, non lo so. guardi, abbiamo ancora, insomma, una decina di minuti abbondanti, quindi può Allora, raccontarci tutto. esattamente nel 1993, proprio per discutere su questa cosa, avevo Guardi, purtroppo noi vediamo i titoli al contrario, per cui se può leggerlo. Allora, questo è un convegno che si tenne nel 93, che avevo sulla mia scrivania proprio perché in questi giorni ho parlato con i miei studenti. Il convegno era Italia 1350-1450, tra crisi, trasformazione e sviluppo. 10 giorni, 5 giorni dopo che la nostra crisi monetaria attuale, speriamo vada a risoluzione presto, si era dimostrata in tutta la sua violenza, c'è stato subito uno scambio tra noi medievisti. Io ho proposto: ma perché non rifacciamo questo? Perché non lo rifacciamo a distanza di del 92, quanti anni, 30 anni? 27, 28, 28. 30 anni, rifacciamo il punto su questa questione, perché ci serve per capire, no? Ci serve. E immediatamente qualcuno ha detto: facciamo un progetto europeo. E ecco anche la storia, come posso dire, segue, serve, aiuta, no? Aiuta a elaborare, aiuta. Non l'ho adesso a portata di mano, ho sempre tenuto presente un brano bellissimo di Cinzio Violante, che è stato un grande storico dell'Università di Pisa, che è interrogato da alcuni su questo tema: ma la storia è maestra di vite, non è, no? E lui diceva: l'unico modo in cui la storia può essere maestra di qualche cosa è quando insegna la fantasia politica, cioè insegna a riconoscere le soluzioni che gli esseri umani hanno trovato ai loro problemi. E questo mi è sempre sembrato un messaggio di grande forza. Non è perché dobbiamo fare così, anche se probabilmente può darsi che ci sia l'industria che, come successe allora, si convertirà più nel lusso perché rende di più, abbandonerà invece i consumi di massa, sarà una riconversione, no? Certo. Da questo punto di vista. Però non sarà la stessa. Però le soluzioni che gli uomini di volta in volta hanno trovato sono quello, insomma, un po' quella appunto che oggi chiamiamo la resilienza. Quindi Quindi siamo fare sostanzialmente alle porte di un nuovo bivio, via, potremmo dirla così. di un nuovo? Bivio. Ah, non dico, ah, beh, io ho l'impressione che il mondo non sarà più lo stesso dopo questo shock, anche individuale. Io credo anche individuale.
Quanto è che vivevamo in un eremo, eh? Quanto tempo era che non avevamo un'esperienza di guerra mitica per metterci qui nel nostro antro a pensare? È molto vero, è molto vero. Ma milioni di persone. Mi ha stupito infatti, no, mi ha stupito, mi ha colpito piacevolmente il messaggio di ieri del pontefice, no? Eravamo convinti di essere, insomma, degli uomini sani all'interno di un contesto sociale mondiale malato. Questo cioè, fa vivere in maniera diversa, insomma, anche la percezione che si ha del sé nel mondo, no? Certo, certamente, certamente. Cioè, io penso veramente che non saremo gli stessi. Poi come saremo? No, Io poi, cioè, no. faccio la nonna profeta, quindi non so. Meno male, meno male. Ora Però so che uno analizza quel che ha visto, quel che vede e porge questo messaggio al presente. Noi siamo i certo. mediatori, no? Siamo i mediatori tra quello che gli uomini del passato ci vogliono, possono voler dire, che cosa invece noi possiamo capire, insomma, di questo che hanno vissuto. Però Certo. diciamo, anche per uno storico, una storica sono i giorni forti, ecco, per ripensare il cervello non si ferma mai, c'è tutto un'elaborazione, penso che ognuno di noi, voi, voi stessi. Pensate anche l'uso dei social, quando avete visto la prova, il bene e il male. Toccato con mano, io ho una nipote di 16 anni, non oso ancora chiedergli un bilancio all'interferenza, non oso, È però vero, un giorno o l'altro. è vero. Certo, e non solo i social, perché forse, insomma, da quello che si sente, da quello che si vede, sono anche quelli comportatisi meglio all'interno, insomma, del panorama dei media. Forse, insomma, va una palma più meritevole rispetto a quanto certa informazione o certo infotainment ha prodotto il professor Bodrini l'altro giorno. La televisione ha fatto dei grandi danni anche ai giornali, devo dire. Esatto, poi tutto questo sono tutti elementi di distinguo rispetto alla pandemia trecentesca che ci dicevamo prima. Innanzitutto immagino la gravità, perché finora un terzo della popolazione non l'abbiamo ancora, esattamente, non l'abbiamo ancora raggiunto. Mezzo santo, quindi provvedo sempre a difendermi. Giusto, giusto, è vero, tocchiamo ferro, legno, come vogliono gli anglosassoni. E poi soprattutto abbiamo. È vero che la reazione umana è molto simile, abbiamo visto, insomma, abbiamo letto i confronti. Però in genere, in media, quello che, insomma, la società propone è un mondo più strutturato, no? Effettivamente, insomma, si parla adesso sempre di welfare, meno male, e di terapie intensive, cose che. Ritorneremo a parlare di regole anche. Prego? Credo che ritorneremo a parlare di regole. Torneremo a parlare di regole, certo. Il mercato, cioè il capitalismo selvaggio, poi alla fine, è spietato. Insomma, può darsi che sia vincente ancora una volta, non voglio mica dire, però sicuramente nella testa delle persone il suo valore verrà Sì, sicuramente. cambierà qualcosa. Senta, siccome abbiamo la possibilità, e vi invito ancora a farlo, di avere delle domande dal pubblico, salvo insomma dirci di spostare telecamere, cosa che non so fare. PamPam95 ci chiede, però è un messaggio un po' vecchio, quindi si riferiva proprio alla conversazione che si aveva sul vivo della peste. Sarebbe interessante fare un confronto tra la geografia con la geografia storica rapportata al periodo. Come è il problema del loro mondo, della loro globalizzazione. Cioè, ecco, una cosa interessante questa da considerare effettivamente, grazie per aver messo questo tema, perché quello che vivono nel 300 è la loro globalizzazione, è un momento di fortissimi contatti, perché è un momento in cui non so, l'epidemia si distende su scala mondiale. Ma anche il mondo stava sperimentando la sua prima, forse seconda, perché c'erano i trattati romani, grande fase di globalizzazione, perché c'era una trama di rapporti prima inimmaginabili che collegava l'impero mongolo attraverso l'Asia con i grandi scali mediterranei che poi arrivava a Napoli, Genova, Venezia, eccetera, eccetera. Non a caso la peste è partita dall'Italia. Anche a questo io ripensavo. Dove c'è la concentrazione di affari, no? La Lombardia, luogo di grande concentrazione di affari, persone che si spostano, e lì fu l'Italia, perché entrarono, arrivarono le navi, erano le navi,
le maledette galere dei genovesi che da Caffa sbarcarono a Messina. Con i loro topi, con le loro pulci, eccetera, eccetera. Ora che qualcuno dice che i topi non c'entrano più niente, ma io questo ora non Sì. c'entro. Ma non lo so, ho letto qualche cosa vagamente che non è vero, era il topo il principale veicolo, ma io Ero affezionato a questa cosa dei topi. però insomma, non so se è discussa fino in fondo, però sono aspetti epidemiologici, diciamo, su cui non mi Sì, pronuncio perché non so vabbè. bene. Il succubo è stato quello, quindi che fosse un topo, insomma, un opossum, un Appunto. pipistrello. Quindi È usato c'era così. anche un passaggio. In quel caso c'era è un altro tipo di malattia, naturalmente, non è un virus, ma è il mediatore, la pulce, no? Certo. Bene, altra domanda dal pubblico, questa è decisamente più vasta. Come sono usciti poi dalla pandemia del 300 e come si sono ripresi? Insomma, un percorso Sono ripresi lentamente, lentamente. sul momento con una grande ristrutturazione, appunto, perché ci fu sul momento una situazione di destabilizzazione, no? Perché infatti cambiarono governi, cambiarono tante cose, insomma. E poi piano piano ristrutturando le campagne, ristrutturando le produzioni, per cui non si produce meno, non si punta più al panno, al tessuto di bassa qualità, ma si punta alle sete, ai consumi più di lusso. Quindi c'è questa riconversione verso le cose che producendo si vendono meglio. Nelle campagne la stessa cosa, meno grano e più olivi, alberi da frutto, piante industriali. Quindi questo un po', cioè le trasformazioni sono queste, lentamente rimettono in moto un'economia e si Certo. ristrutturano Si nuovi lavori. riconverte con produzioni differenti, insomma, che potrebbe Esatto. essere in effetti anche insomma, un futuro non distante anche per noi. Giorno fa vi trovai una cosa, ma prima che scoppiasse negli Stati Uniti tutta la crisi, anche loro. C'erano le grandi industriali degli Stati Uniti che pensavano a riconvertirsi sui commerci di lusso, su prodotti di lusso. Io ho detto, ma guarda te, ci risiamo. In effetti poi è andata così. Un altro motore. Adesso sono colpiti anche loro, quindi non so bene. Sono gravemente colpiti e purtroppo hanno anche, insomma, Problemi. come si dice, il pesce puzza poi dalla testa, ecco, quindi hanno problemi da quel punto di vista lì, ma non sono i soli. In effetti, forse una delle ristrutturazioni di cui si parla più spesso da quel punto di vista lì è quella, insomma, dell'ecologico, no? Il Green New Deal, chissà come uscirà questo mondo anche industriale Certo. dalla nostra pandemia. Volevo farle un'ultimissima domanda perché poi sì, siamo assolutamente in chiusura, ma ci ha già dato i consigli bibliografici, quindi insomma, che è una domanda così tangente. Lei è una storica, è una medievista. Quando, soprattutto in questi, insomma, in questi periodi, si dice che si sta tornando al Medioevo, da 1 a 10, quanto le si accappona la pelle? Boh, 12. ormai ho fatto una scorza durissima, perché appunto mi verrebbe sempre forte voglia di dire il Medioevo sì, quello di Dante volevate dire, sì, il Medioevo quello che ha inventato gli ospedali, sì, il Medioevo quello che ha inventato i comuni, il Medioevo quello che ha fatto i palazzi pubblici, le piazze, le grandi cattedrali, eh? E questo, quella è ormai una banalizzazione pericolosa, ma non pericolosa per noi storici del Medioevo che continuiamo a studiare le nostre cose tranquilli, pericolosa. Perché quando una società non riconosce i suoi nodi, i suoi problemi veri, duri, e li nasconde sotto un tappeto come la spazzatura, per cui questa cosa non è mia, se c'è stato uno stupro di una donna è una cosa medievale, no, non è una cosa medievale, è proprio una cosa contemporanea, capito? Dire? Quindi c'è una deresponsabilizzazione attraverso questo concetto di negativo che deve acchiappare tutto di una società che non guarda dentro le sue aree nere, insomma, no? L'anima nera della nostra società contemporanea. E le proietta verso così un passato un po' mitico di questo Medioevo, Esatto, meno male, no? Messo là. videogioco Assassin's Creed che tanto piace. Esattamente, proprio lui. Bene, allora il nostro tempo è scaduto e se non avete altre domande dal pubblico avete proprio gli ultimissimi secondi per digitarle velocemente, la professoressa è qui per rispondere, io no perché sono
Altrone, come si è capito, e grazie a tutti per aver seguito anche questa puntata, grazie a lei professoressa per essere stata insieme a noi. iniziale, ma non capivo bene cosa Ah, si succedeva. figuri, cioè succede, non è un problema, siamo qua apposta. Grazie davvero e insomma, arrivederci, speriamo magari in aula prima o poi. Speriamo fuori a sgavazzare, come si dice, a bere, a cantare. Ecco, esatto, vedi, io ero già più sul profilo istituzionale, però ha ragione la No, no. sua che convince di... Benissimo, grazie di Benissimo. cuore, davvero.